con altri colleghi che venivano da tutto il mondo proprio per parlare delle sfide e l'ho voluta, tornando in Italia, sottotitolare così: la battaglia, ovviamente per i medici, per rimanere protagonisti in un paese avanzato, naturalmente per i medici italiani. Io non so se abbiate letto questo libro che vi consiglio fortemente, il libro di James Lefane su Ascesa e declino della medicina moderna, in cui, oltre ovviamente a sottolineare i grandi successi della medicina moderna, però cita gli attuali quattro paradossi. Comincio dal primo, che in tutto il mondo, ma naturalmente un po' più in alcuni paesi, i medici sono sostanzialmente insoddisfatti. Le persone sono sane, ma sono preoccupate, cioè mai come oggi si è raggiunta, soprattutto nei paesi occidentali industrializzati, ma sta crescendo anche nei paesi in via di sviluppo, diciamo, benessere, aspettativa di vita. C'è una crescente popolarità della medicina alternativa e soprattutto dappertutto c'è un incremento vertiginoso ed insostenibile dei costi. A proposito dell'insoddisfazione dei medici, sicuramente quelli italiani contribuiscono a questa posizione. Questa è la classifica della felicità che è stata sostanzialmente elaborata da un organismo internazionale che ormai lo fa da tanti anni. Non pretendo che vediate, comunque al primo posto c'è la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera, noi siamo al 41esimo posto, al 45esimo posto tra gli ultimi, cioè siamo uno dei popoli più infelici del mondo e probabilmente anche i medici, non vedo perché, hanno questa caratteristica. E allora, diciamo sostanzialmente gli interrogativi a cui cercherò con voi, naturalmente poi se ci sarà una discussione sarò lieto di avere i vostri commenti, i vostri feedback. Primo, perché siamo messi così male? Secondo, ne possiamo uscire, naturalmente se oggi stiamo qui è perché ne vogliamo uscire. E la sanità in tutto questo, perché chiaramente la sanità si scrive in un quadro, lo commentavamo prima, estremamente confuso e preoccupante del paese. E qual è il ruolo del medical management e della leadership in medicina? C'è un po' di differenza, anche se spesso i termini vengono utilizzati come sinonimi, ma c'è una differenza tra i due, servono entrambi. E le considerazioni conclusive. Ma la prima cosa è questa: io passo il 40% del mio tempo all'estero e oggettivamente vedo questo che dice Caracciolo: gli italiani non hanno ancora né il senso della consapevolezza né ancora uno spiccato e diffuso senso di responsabilità, perché molto spesso non hanno, soprattutto quelli che vivono solo in Italia, una corretta percezione della realtà. Cioè vivono in un paese che indubbiamente è stato caratterizzato da un grande benessere, che è caratterizzato da grandi bellezze, da uno clima stupendo, da una certa tradizione, diciamo, di benessere, ma non è una nave inaffondabile, tanto che molti italiani la stanno lasciando. E tutti gli indicatori segnalano, e ve li farò vedere tra un po', perché sapete, io sono uno scienziato quantitativo, per cui Caracciolo è uno storico, è un geopolitico, ma a me piace vedere i numeri. Se non invertiamo la rotta, fra poco, ma di fatto ve lo posso assicurare, già viviamo in continenti diversi, al punto che qualcuno, questo è l'Economist, spietatamente già stacca tutto il centro-sud dalla nuova mappa geopolitica dell'Europa. Vedete, la riconfigura, sposta dei paesi da sud a nord, per esempio vedete che la Svizzera è collocata tra i paesi scandinavi e l'Italia centro-meridionale, non ancora l'Italia centro-settentrionale, è già in qualche modo alla deriva verso l'Africa. E questo perché? Perché noi più di altri, questi vedete sono i dati sulla perdita del prodotto interno lordo che noi abbiamo avuto, soffriamo e tra le grandi, diciamo, potenze industriali del mondo soffriamo questo tipo di crisi. Tanto da far considerare lo scenario che si affaccerà, diciamo, tra un po', quando io spero la crisi finirà, a uno scenario simile a quello diciamo post bellico che noi abbiamo visto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo scenario post-bellico, come dopo tutte le guerre, sarà uno scenario in cui bisognerà fondamentalmente cambiare le regole del gioco, perché appunto questa deriva ormai caratterizza un paese che nel 2013 è l'unico dell'area euro a crescita negativa. Rispetto al 2007 il prodotto interno lordo pro capite è oggi del 10% inferiore, non c'è nessun altro paese al mondo che ha avuto una diminuzione di questo tipo. Rispetto al 2007 il rapporto tra prodotto interno lordo pro capite italiano e prodotto interno lordo pro capite dell'area dell'euro è oggi inferiore del 6%, rispetto al 2007 il tasso di crescita del prodotto interno lordo potenziale si è ridotto in Italia di circa 2 o 3 decimi di punto, portandosi così al di sotto dello 0,5%, quindi riportandoci sostanzialmente indietro al 90% e 20% al di sotto del picco del 2008. Il debito pubblico ha superato il 130%, era vicino al 104% nel 2007, la pressione fiscale è ormai prossima al 45%, ma in termini effettivi al 54%, per le piccole e medie aziende del 63%, impossibile fare
diciamo, azienda in queste condizioni non superava il 50 nel 2007. In termini relativi, anche altri paesi ormai marginali come la Spagna, ma anche la Grecia, sembrano aver fatto meglio. E per dirla con il ministro dell'economia, proprio una frase dell'altro ieri, è urgente e opportuno che gli italiani siano pienamente consapevoli dello stato del paese e delle sue finanze pubbliche, anche per apprezzare al meglio le opportunità che abbiamo davanti. Ma come siamo arrivati a questo punto? Cioè, qual è stata, diciamo, lo dicevamo prima con i colleghi, la nostra pecca? La nostra pecca è stata la mancanza di visione, la mancanza di, diciamo, di vedere questa tempesta perfetta che si avvicinava. E bastava leggere questo libro nel 2005, Il mondo è piatto, di Thomas Friedman, uno dei più autorevoli giornalisti del New York Times, che ci avrebbe detto che sarebbe, infatti lo metteva nero su bianco, sarebbe successo questo. La prendo un po' alla lontana per farvi capire quello che dice Friedman. Friedman dice che la globalizzazione non è un fenomeno dei nostri giorni. La globalizzazione è cominciata con la scoperta dell'America e nella prima fase ci sono stati cambiamenti che hanno coinvolto circa 300 anni di storia. In questo contesto il mondo è cambiato da grande a medio e in questo contesto i protagonisti erano i governi, gli eserciti, l'economia era sostanzialmente un'economia appunto agricola e bellica e se volevi essere un protagonista dovevi avere un forte esercito, un forte governo alle spalle. Poi si è passati dal 1800 al 2000 da medium a small e i protagonisti di questo cambiamento è stato il capitalismo, è stato sostanzialmente le imprese multinazionali. Il grande motore di cambiamento è dettato da multinazionali, General Electric per esempio ha il prodotto interno lordo del Belgio per farvi capire, diciamo, le dimensioni e oltre che naturalmente avere stati forti ed eserciti forti, la forza di un paese si misurava dalla capacità in qualche modo di fare impresa. E poi è venuto quello che ci ha portato, diciamo, in questa situazione, cioè la globalizzazione vera e propria, che ha una differenza rispetto a quella del passato, è molto più veloce, diciamo, nel manifestare i propri effetti. Mentre nel passato ci volevano 2-3 generazioni perché si verificasse questo tipo di fenomeno, la nuova globalizzazione è rapidissima, il mondo è piccolissimo e in questo caso i protagonisti sono tutti, tutti gli individui e soprattutto grazie a internet possono essere protagonisti. C'è un'altra caratteristica, in questo incontro che vi dicevo, 50 bontà loro leader mondiali che venivano da tutto il mondo, eravamo un po' di più della metà, diciamo, occidentali, ma c'erano leader che venivano, diciamo, da altri paesi, che non erano di colore bianco, che in qualche modo guidavano questo tipo di cambiamento. E perché questo è successo? Perché questi popoli, parlo di Singapore, più o meno che di Taiwan, più o meno che ovviamente dei soliti BRICS, perché la globalizzazione 3 è guidata anche da loro e perché hanno tratto vantaggio dal fatto che diceva Thomas Friedman, che disegnava e faceva capire anche un pubblico profano, ogni attività che si può digitalizzare, scomporre nelle sue varie parti, spostando dell'esecuzione in giro per il mondo, non c'è dubbio che verrà spostata. E in questo libro bellissimo di Friedman dice, ma noi giornalisti siamo al coperto. Ma noi medici siamo al coperto, perché tutto sommato le prestazioni che noi diamo sono prestazioni locali, non sono prestazioni globali. Leggete il libro per capire quanto questo non sia assolutamente vero, perché ogni persona, così come ogni azienda, oggi deve badare al proprio destino economico. Non ci sarà nessuno che, diciamo, glielo garantirà se non in qualche modo lo fa per se stesso. In questo contesto l'Italia vive la crisi più drammatica dalla sua unificazione e il mondo si preoccupa dell'Italia molto più di quanto l'Italia si preoccupi di se stessa, perché sostanzialmente noi comunque siamo un paese importante, siamo un paese che è al centro del Mediterraneo, siamo una potenza ancora nonostante quelle caratteristiche industriali e soprattutto abbiamo un'unione monetaria, cioè abbiamo la stessa moneta di altri paesi che invece in questo momento stanno andando in controtendenza e non ci stiamo preparando. Vedete, questa è un'altra classifica fatta da un altro organismo, da un altro think tank internazionale. Vede, e noi stiamo al 22esimo posto, la capacità con cui i paesi si stanno preparando alle sfide del futuro. Sostanzialmente come stanno mettendo in pratica le cose per affrontare il futuro. E perché noi in questo contesto siamo in difficoltà? Perché molti di noi, spero, diciamo non in questa aula, non hanno capito che i problemi complessi che noi stiamo vivendo si risolvono solo con soluzioni complesse, non con annunci, non con discussioni, non con prese di posizione sganciate dalla realtà che vi ho descritto. Però queste soluzioni complesse non sono facili da spiegare, sono difficili da capire, non tanto a quel 20% della popolazione italiana, che però è pochissimo rispetto ai paesi industrializzati, cioè soltanto il 20% della popolazione italiana ha gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in questa società contemporanea.
Per il resto, lo vedete qui, 5% di chi ha tra i 14 e i 65 anni non sa distinguere una lettera da un'altra, una cifra da un'altra, il 38% riesce a leggere con... Io non ci credevo quando ho letto queste cose, poi ho parlato con Tullio De Mauro che mi ha fatto vedere i dati da cui sono scaturite queste affermazioni, che peraltro sono state fatte proprio dall'Unione Europea. Il 33% un testo scritto che riguarda i fatti collettivi di rilievo anche nella vita quotidiana e oltre la portata della capacità di lettura e scrittura. Queste persone modernamente non sono analfabete, sono illiterate, cioè non sono in grado di comprendere la realtà complessa, ma queste tre categorie di persone sono i tre quarti della popolazione italiana e molti di questa popolazione non hanno capito. Voglio dire, è stata drammatica vedere il Presidente del Consiglio che mentre cercava di rassicurare quelli che ci davano i soldi per la nostra sopravvivenza veniva smentito in patria dal teatrino che voi conoscete. Perché? L'Italia ha un debito pubblico, ve l'ho detto, del 130%. Per farvi capire, solo gli interessi che noi paghiamo su quel debito pubblico sono molto superiori a quelli che noi spendiamo per il Servizio Sanitario Nazionale. Se non avessimo questo debito, immaginate che paradiso per quanto riguarda la sanità potremmo essere. Questi interessi naturalmente vengono pagati su un debito e per sopravvivere, cioè per pagare gli stipendi, molto banalmente l'Italia deve continuare a chiedere soldi perché non ci avrebbe cassa, diciamo, per pagare. Ad oggi il debito è metà in mano a creditori nazionali e metà in mano a creditori internazionali. Gli investitori non comprano titoli se l'Italia non ha un governo stabile. E quando Larry Page domandava al Presidente del Consiglio, dice, ma perché, non so se avete visto la conferenza stampa, perché io sto investendo in tutto il mondo, non venga a investire in Italia, mi dice una ragione per cui dovrei venire a investire in Italia? E il Presidente del Consiglio ha detto, perché siamo giovani ed affidabili. Ok? Diciamo che non si è bevuta nessuno, ecco, anche perché oggettivamente i demografi e gli epidemiologi, oltre che i politologi americani, sono ben informati e sulle nostre caratteristiche demografiche e sulla nostra affidabilità. E lo spread misura l'entità degli interessi da pagare su questi titoli, più è alto e più interessi paghiamo, quindi più li sottraiamo alle cose che servono a noi, ai nostri cittadini, ma oltre un certo limite, quello quasi raggiunto nel luglio del 2011, non si può andare perché si fallisce. In alternativa, l'Italia potrebbe, anziché chiedere soldi in prestito, crescere, cioè vuol dire cercare di sviluppare le indubbie doti che ha, perché se c'è una cosa indubbia che noi abbiamo è il patrimonio umano, le risorse umane che noi abbiamo, farle lavorare meglio, farle produrre meglio, appunto anche diciamo svolgere meglio le attività industriali. Il problema qual è? Che l'Italia ha eccezionali problemi strutturali, è vecchia, non è vero che è giovane, è incrostata, è corrotta e come vi ho dimostrato è ignorante, quindi non cresce, anzi, come vi ho detto, decresce e la ricchezza in qualche modo. Vi porto da scienziato quantitativo alcuni dati per farvi capire quali sono i competitor in questa graduatoria che noi abbiamo, diciamo, per farvi capire dove stiamo messi, insomma, e che mi diverto, insomma, mi intristisco un po' da farlo da un po' di tempo, ma serve per farvi capire che le cose che dico non sono campate in aria. Debito pubblico, noi siamo al 164esimo posto al mondo, al 163esimo c'è Barbados, al 165esimo c'è l'Iraq. Per la crescita, ve l'ho detto, siamo al 180esimo, al 181esimo c'è Haiti, al 179esimo la Liberia. Per quanto riguarda la corruzione siamo tra il Ghana e Samoa. Per quanto riguarda la criminalità organizzata abbiamo invece un record, abbiamo 3 criminalità organizzate nelle top 5, diciamo le altre 2 sono la mafia russa e la mafia cinese, e quindi la fonte del prodotto interno lordo che è ascrivibile alla criminalità organizzata è la più ampia, diciamo, del mondo rispetto, vedete, è più del doppio rispetto a dei tradizionali punti forti del nostro prodotto interno lordo. Abbiamo una politica vomitevole, nel senso che i costi annuali del Parlamento italiano sono superiori a quelli di Francia, Germania e Regno Unito messi insieme, ve le lascio le slide, quindi ho parlato con i colleghi, quindi i parlamentari italiani guadagnano più del doppio dei colleghi inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli, per non parlare di quello di cui si sta discutendo, sarebbe inconcepibile anche che un parlamentare sia indagato, diciamo, in altri paesi, ma noi ce ne abbiamo un buon 10% che sono condannati anche attualmente. Perché abbiamo una giustizia, anche questa, che fa diciamo un po' pena, siamo al 170esimo posto tra Gabon e Gibuti, abbiamo una libertà di stampa limitata, non abbiamo editori puri, per cui siamo tra la Guyana e il Benin, abbiamo un'istruzione, e questo mi comincia a preoccupare come professore universitario, è una palla quella che l'istruzione superiore è il valore protettivo più forte che noi possiamo dare ai nostri giovani, tant'è vero che lo hanno capito gli altri paesi che vanno in controtendenza, cioè investono sulla formazione mentre noi disinvestiamo, persino la Spagna, diciamo, che sta investendo in più in formazione.
Non valorizziamo abbastanza le nostre donne, nel senso che le donne sono tra Brunei e il Perù per quanto riguarda la valorizzazione di questo altro grande capitale femminile, e la percentuale di donne lavoratrici è la più bassa, per non parlare delle donne che hanno posizioni di quello di cui parlerò adesso nella seconda parte, di leadership e di responsabilità. Allora, quali sono le scelte possibili di fronte a questo? Noi che abbiamo responsabilità di formare i giovani, oggettivamente io lo sto dicendo anche ai miei, guardate, voi siete medici, sarete richiesti in tutto il mondo perché siete bravi, siete capaci, siete molto più svegli, perché soprattutto in alcune parti del paese avete una capacità, si chiama resilienza, cioè di reagire alle difficoltà, molto, quindi è chiaro che noi dovremmo cercare di cambiarlo questo paese, però prendete in considerazione seriamente, anche perché, vi faccio un esempio, noi abbiamo un Erasmus, e lo dico a collega Gambaro che lo sa, con dei colleghi, con un'università tedesca, ed è stato comico, diciamo, il dialogo con questi studenti. Questi sono studenti di medicina dell'università tedesca che da noi hanno un gettone equivalente allo stipendio di un nostro professore associato, e non ci credevano ovviamente quando, diciamo, dicevamo che un professore ordinario prendeva quella cifra che prende. Cioè, sostanzialmente la Germania paga i propri medical student per muoversi in Europa l'equivalente che noi paghiamo un professore associato. Capite bene che da noi ci arrivano in facoltà richieste da parte della Germania, di altri paesi, dice mandateci i vostri laureati, non c'è neanche bisogno né che parlino bene tedesco perché glielo insegniamo noi, né che siano specializzati perché li specializziamo noi, e i nostri italiani sono, naturalmente non è la strada maestra per cambiare il paese. Allora noi, rimanendo e volendo rimanere, dobbiamo comprendere meglio per avere migliori prospettive e contribuire al bene comune.
grazie mille per la... introducono nuove iniezioni. Io lo sto dicendo anche ai miei, guardate, voi siete medici, sarete richiesti in tutto il mondo perché siete bravi, siete capaci, siete molto più svegli, perché soprattutto in alcune parti del paese avete una capacità, si chiama resilienza, cioè di reagire alle difficoltà, molto, sarete, quindi è chiaro che noi dovremmo cercare di cambiarlo questo paese, però prendete in considerazione seriamente, anche perché, vi faccio un esempio, noi abbiamo un Erasmus,